Dai che lo vai, buono, è partito perché di buono, l'assist per Paulino Dybala, dentro l'area di rigore si accentra Paulino, rete! Rete Paulino Dybala! Paulino Dybala! Grazie Paolo! Grazie Paolo! Grazie Paolo! Paulino Dybala! Paulino Dybala, Juve in vantaggio! Dentro l'area di rigore, si è accentrato, ha tirato con il sinistro il gol! Grazie Paolo! Grazie Paolo, ti vogliamo bene! Grazie Paolo! 1-0! La Juve la sblocca la partita 1-0 e guardate quanto pesa, perché la Juve va a quota 23 in questo momento. Vi faccio vedere il gol che ha raccontato già Valerio durante la sua esultanza, cioè questo pallone che viene attenzione però Valerio, vai, c'è la sul destro e l'appoggio per Chiesa, rete! Fuori gioco, fuori attenzione, gioco. Viene annullato, viene annullato, fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco. Era un gentile omaggio della squadra Grifone. Sì. Molto molto dubbio secondo me, no? Andiamo a rivederlo. Adesso comunque il VAR andiamo a rivederlo? Vediamo? No, a meno che non fosse fuori, no, ma no, sai perché? Fuori gioco all'inizio già, sì, nel primo recupero. Del traversone, rete! Ha segnato Sturaro. L'unica azione, il gol del Genoa, incredibile. Pazzesco, ma come incredibile! Come si fa? Come si fa a prendere un gol così? Dai! Non ci posso credere. Un tiro in porta, un tiro in porta! Sturaro, Sturaro, sempre lui che tu avevi denigrato, denigrato. Colpo di scena, colpo di scena. Comprato per 30 milioni in una nitida operazione di mercato. Pazzesco. Però incredibile l'errore della Juve, eh. Adesso ve lo faccio vedere, ma la Juve commette un'ingenuità clamorosa. Il cross, chi l'ha fatto questo cross? Pellegrini. Il cross di Pellegrini sul secondo palo. E adesso vediamo prima la classifica, giustamente, perché la Juve torna indietro di 2 punti e il Genoa ne riguadagna 1. Quindi cambiano le cose, cambiano gli equilibri sia in alto che in basso. È il primo tiro in porta, come ci dice giustamente la regia, ed è il gol del Genoa. Un errore clamoroso della Juve che si dimentica di Sturaro. Qua da solo sul secondo palo, il cross che va a tagliare tutta l'area di rigore arriva proprio qui a Sturaro, che batte Szczęsny 1-1, pazzesco. Cross di Pellegrini, prestito dalla Juventus al Genoa. E gol. Passaggio per McKennie, il suggerimento centrale per Bentancur, parte il lancio dall'altra parte sul versante destro per Juan Cuadrado, affrontato da Pellegrini, attenzione, Cuadrado, messo giù, rigore. E questo c'è, e questo c'è, e questo è il rigore, e questo è il rigore. È dato. Cosa hai deciso, cosa hai deciso, fammi vedere. Rigore, calcio di rigore, nettissimo, Juan Cuadrado. Rigore per la Juve, è stato messo giù. Rivediamolo da qui, vediamo un po' se c'è. Dai. Non c'è stato Rovella. Intervento folle di Rovella, perché qui non entri in questo modo, Fabio, non puoi entrare così in area. No, sbagliatissimo. Ha puntato il pallone, ma l'ho sbagliato. Guarda, gli prende proprio la gamba, è stato furbo, la gamba d'appoggio, neanche quella con cui Cuadrado sta portando avanti il pallone. Calcio di rigore, può svoltare la partita, ma attenzione perché va segnato. Valerio, siamo con te, allora raccontaci. Sì, dai, intanto ci fanno rivedere l'intervento da parte del numero 65, nettissimo, Cuadrado, prestazione eccezionale, anche questa sera, 76-34, Cristiano Ronaldo sul dischetto, proverà, dimmi Marcello. Di solito risegna, potrebbe sbagliarlo. Io non lo voglio vedere. Te lo dico io, 76-45, bravo, girati dall'altra parte, che se no sto morendo. CR7 di solito risegna Cristiano. Tutti, magari questo lo sbaglia. Attenzione perché c'è l'arbitro che è in combutta sia con Bonucci, con Berami, per fare rispettare molto probabilmente la distanza. È stato ammonito McKennie e dunque ammonito McKennie, calcio di rigore, credo. Intanto l'arbitro segna sul taccuino tutto quello che c'è, Marcello, da segnare. Marcello non lo guarda, state guardate sulla linea, qua, state tutti sulla linea, che se no ce lo annullano per i 250 gol che ci hanno già levato quest'anno. Cristiano Ronaldo, 77-23, vai CR7, Marcello, gira, ti ha sbagliato. Vai Cristiano, il destro, rete! Cristiano Ronaldo, su 2-1, vai, grandissimo. La Juve torna in vantaggio su calcio di rigore di Ronaldo.
Che fatica Marcello, gol però, lo batte centrale. Come l'aveva tirato a Barcellona, il primo dei due che ha calciato al Camp Nou, centrale, stessa esecuzione con Perin che va sulla sua sinistra, Ronaldo sceglie la soluzione centrale, Juve che va a 23 punti in classifica e aggancia il Napoli, va a meno 1 dall'Inter, va momentaneamente a meno 3 dal Milan, da queste cose si... Eccoci, cos'è successo Valerio? Rigore, calcio di rigore, uscito Perin su Alvarito Morata, il Genoa ha sbagliato nettamente la fase di impostazione. Ecco, rivediamo in questo momento, c'è proprio, vediamo... Ecco, ma Pellegrini che dà in mezzo un pallone allucinante di Pellegrini per Perin, che è costretto ad uscire a valanga su Alvarito Morata, atterrato. Calcio di rigore. Prende il pallone, ma Perin prende diretto Morata, ragazzi. No, prende il pallone Perin. Prende il pallone Perin. Sì, a me non sembra. Lo travolge. Da un'inquadratura sembra che prenda il pallone. Comunque, da tutte le altre sembra che prenda netto Morata. No, comunque adesso lo staranno rivedendo. Vediamo se ci sarà un check. No. Rigore. Sul dischetto già CR7 pronto a realizzare l'eventuale doppietta quando i minuti sul cronometro sono 88 e 31. L'arbitro è deciso ad assegnare il tiro dal dischetto. Nessun dubbio per la terna arbitrale. Mirko non si lamenta che non vadano a rivedere. Siamo già in interpretazione per festeggiare. Parte CR7, il destro, rete! Solo su rigore segna. Non li sbaglia sto qua. Cristiano Ronaldo doppietta all'89esimo, la Juve si porta sul 3-1, rigore realizzato dal portoghese. Rigore fotocopia perché lo tira sempre centrale, Perin va sempre da quella parte, rigore centrale questa volta però non basso come il primo ma sotto la traversa, sta protestando molto il Genoa perché Perin dice di aver preso il pallone. Io continuo a vedere immagini in cui mi sembra che Perin prenda la laterale.